All'Ancone si può arrivare per il semplice richiamo di un fiore e restare perché da quel fiore si è conquistati. L'Acone è un contenitore di magia, i suoni della natura, l'armonia del silenzio. Qui non ti senti un essere umano, qui ti senti un essere vivente, un essere che vive. Noi siamo i guardiani della nostra storia. Siamo i guardiani della lingua che parliamo. Siamo i guardiani delle pietre che tocchiamo. Siamo l'identità dei nostri padri. Parliamo di rivoluzione, da un'età di sussistenza all'età della tecnica. E parliamo di evoluzione, dalle statue menhir ai giganti di pietra. L'acqua salva i nostri territori dalle fiamme. L'acqua dà il nome ai nostri rioni, crea storie, relazioni. L'acqua è la fonte della nostra comunità. La roccia genera l'acqua, garantendo un benessere che si riproduce nell'ecosistema e nelle persone. Per me Sant'Ignazio non è solo un santo, è una persona di casa, una persona di tutti i giorni. Sant'Ignazio mi ha insegnato non solo le preghiere, non solo i miracoli, ma mi ha insegnato cosa è il sentimento di fiducia, cosa significa avere fiducia verso un'altra persona. Io ci parlo. Piango, rido, le dico tutte le mattine, di notte quando chiudo le dico: oh Sant'Ignazio, se vuoi aprire la porta, chiamami. L'ultima parola che dico è questa. Poi la mattina lo ringrazio che sono arrivata sin qui. L'Aconi è fatta di radici. Radici che parlano di bellezza, di poesia architettonica, di memoria e di luce. Le case, gli alberi, le strade, il silenzio. Se c'è un luogo in Sardegna che racconta il significato della parola fascino, questo è l'Aconi.